Ciao a tutti, buona giornata. Iniziamo una nuova settimana. Se sarà difficile o facile? E oggi è giovedì 7 ottobre 2021. Che presagi hai oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Leone. Problemi in famiglia risolto con l'amore? L'evoluzione di cose e persone avviene sempre attraverso una crisi. Un momento in cui i valori si scompongono e tutto viene rimesso in discussione. Così anche a casa vostra e nei vostri progetti di vita. Già da tempo sotto tiro di Saturno e Urano, uno li vuole cambiare, l'altro conservare. Difficile sapere in anticipo quale dei due vincerà. Ma se a scompigliare le carte in tavola è la mano benevola di Venere, il risultato non potrà essere che positivo, chiamatelo pure disequilibrio salutare. A mettere tutto a posto, risolvendo il problema e migliorando la situazione in generale, un efficiente quartetto, ma non crediate siano i Beatles o i Rolling Stones, piuttosto Marte, Mercurio, la Luna nuova è suo marito, il Sole. Profondo il potere della parola, purché pronunciata con calma, senza strascichi di aggressività, l'amore è una forza immensa che smuove le montagne e ripara i cocci con preziosi collanti d'argento e oro, come nell'arte giapponese kintsugi, cuori infranti come tazzine e teiere in frantumi. La coppia è stabile, grazie anche al contributo di entrambi i partner in fatto di equilibrio e maturità. Il rapporto di coppia appare giusto ed equilibrato e presto potrebbero maturare i giusti frutti. Matrimonio felice, fidanzamento giusto, emotività, perfezione, appagamento. Incontri con persone socievoli, mature ed equilibrati altrettanto interessati ad avere e mantenere un rapporto vivo e maturo. I nati di lunedì potranno beneficiare di notizie positive che arrivano per email o per messaggio sul cellulare, proposte interessanti e informazioni preziose li raggiungeranno. Occhio ai nuovi incontri, si profilano all'orizzonte situazioni nuove e imprevedibili. Sarai socievole. Ottimo giorno per comunicare con i vicini di casa. Buona fortuna. Potrai fare ottimi investimenti. Vantaggi da alcune amicizie fatte di recente. Se credete che la vostra relazione extra sia in crisi è venuto il momento di riconsiderare tutta la vostra vita e cercare di renderla finalmente viva e felice troncando rapporti inutili e dannosi. Per chi ha una relazione extra si profila una giornata luminosa, penderete dalla bocca del vostro amato e sarete disponibile a stare con lui tutto il tempo possibile. I nati di venerdì tra le 17 e le 18 hanno buone possibilità di scoprire un tradimento subito che non riguarda necessariamente il vostro partner attuale. Una scelta difficile vi attende, prendetela solo dopo esservi consigliati almeno con un ariete e un gemelli. Vi aiuteranno molto. Bene oggi l'amore per i nati di lunedì. Qualcuno in gran segreto vi pensa e conta di farsi presente appena si presenterà l'occasione. Momento favorevole per l'amore, la riconquista di qualcuno vi metterà le ali ma sappiate essere caute in tutto. Se siete amanti della musica o della cultura, prendeteli come punti di riferimento, ai quali rivolgersi ogni tanto per evadere e non impazzire. Fate un'altra strada per tornare a casa o fermatevi in una pasticceria, basterà vedrete. A volte sapete riconoscere i vostri errori e questo è positivo, anche se gli altri potrebbero scambiarvi per persone volubili, o restare alquanto sconcertati. Non preoccupatevi di eventuali incomprensioni in amore se siete nate alla fine del segno. Corpi celesti dissonanti vi rendono questa giornata un po' altalenante sul piano emotivo e organizzativo. Saturno e Urano nello specifico, vi remano contro e vi invitano a non alzare i toni in famiglia o a moderare le vostre ambizioni nella professione. Per fortuna pianeti come Mercurio e il Sole, vostro nome tutelare, tifano per voi. Inoltre la Luna in Bilancia, vi fa vedere la realtà per com'è e decidere poi, con lucidità e risolutezza in ogni campo, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 18 agosto. Giornata favorevole, la Luna è dalla vostra parte. Potete togliervi belle soddisfazioni. Non rimandate a data da destinarsi confronti e chiarimenti con il partner. Hai l'argento vivo addosso e tendi a parlare forte con enfasi. Sul piano della vita amorosa, non avrai paura di andare verso i tuoi obiettivi, pur restando te stesso.
Per quanto riguarda lo sport o i viaggi, attento a eventuali incidenti, non far traboccare la tua energia. Il vostro atteggiamento odierno potrebbe cambiare in base alle persone che vi troverete di fronte. Non è così difficile come credete. Il vostro stato morale inciderà quasi esclusivamente, anche sugli affari. Starà a voi decidere di migliorare e cambiare le cose, porvi in condizioni favorevoli, magari aiutandovi con dei momenti di puro relax e concedendovi dei piccoli vizi. Si sa che in fondo, sono le piccole cose a dare quella marcia in più. Potrebbe essere una giornata piacevole e divertente con ben quattro astri, il Sole, la Luna nuova, Marte e Mercurio, tutti in sestile, dunque dinamismo e comunicativa all'ennesima potenza. Non fosse che Saturno, benevolo nei vostri confronti, si oppone con decisione al vostro segno con una plateale frenata sul fronte delle relazioni intime. Vita sociale comunque presente ma a scartamento ridotto, soprattutto in coppia voi tentate di avviare un dialogo che viene prontamente respinto. Amore ed Eros, si vede lontano un miglio che tentate di fare i giullari per riaprire le comunicazioni col partner probabilmente offeso da una serie di battute fuori luogo o da un litigio che vi ha temporaneamente allontanati. Schermo di vetro tra voi e l'amato bene, che vorreste prendere a martellate ma così agendo non fareste che peggiorare la situazione. Non insistete, dopo aver lanciato il ramoscello d'olivo della pace, attendete riscontri con pazienza. Avrete la capacità di capire meglio di chiunque altro le esigenze dell'altro e sarete sempre pronti a soddisfare ogni piccolo desiderio, con la speranza di essere ricambiati. Le speranze saranno ben riposte. La Luna è bilancia molto positiva e contribuisce a far sì che il partner vi richieda, oltre alle tenerezze, manifestazioni concrete d'amore. Urano, tuttavia contrario per voi dal segno realista del Toro, vi pone di fronte agli aspetti pratici della relazione di coppia che vanno affrontati con impegno e senso di responsabilità, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 29 luglio al 5 agosto. Lavoro e denaro, qualche osso duro sul fronte del lavoro, specie se siete in trattativa e, nonostante la vostra sciolta parlantina, l'interlocutore sembra reticente a firmare il contratto. Fermatevi, forse il vostro bombardamento di parole lo stordisce o addirittura lo insospettisce, sembrate aver troppa fretta di concludere. Lasciandogli temere un inghippo che di fatto non esiste. Se hai la luna storta quando ti svegli questa mattina, assicurati di lasciare il malumore a casa. Qualsiasi negatività sarà amplificata, quindi è meglio se si indossa un sorriso. La giornata andrà molto più dolcemente. Non date peso a chiacchiere volatili che vi toccano solo di riflesso e che alcuni colleghi fanno circolare per non annoiarsi. Quel che conta nel vostro ufficio è la competenza che sempre dimostrate e la qualità dei vostri risultati, che sono sotto gli occhi di tutti e parlano davvero da soli. Benessere, iperattivi in palestra, in bici, sul monopattino. Ma forse vi scordate che la colonna è il vostro punto debole e con le prime giornate umide autunnali torna a farsi sentire, soprattutto per chi inavvertitamente fa movimenti bruschi o si accanisce nel trasportare colli troppo pesanti su e giù per le scale. Ecco il risultato. L'indolenzimento è ancora accettabile, ma prendetelo come un primo avvertimento perché insistendo su questa falsa riga vi ritroverete bloccati per vari giorni, prevenire è meglio che curare. Avete assoluto bisogno di staccare per qualche ora. Nessun senso di colpa, date retta a ciò che vi chiede il corpo, anziché di cimentarvi in attività che, per quanto piacevoli, possono stancarvi. Per lei, dopo una giornata difficile e magari inconcludente, serve una pausa di riflessione, prendetevi la calma, fate qualche telefonata, leggete. Forzare la mano in certi momenti è solo controproducente. Per lui, invaghiti non di una donna ma di un'auto nuova. In bilico tra due realtà, l'oggetto del desiderio e il mutuo della vostra bella casa. Colore delle emozioni, rosa conchiglia. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 8. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.